Con Mauro che ho ho voluto voluto sentire sentire per questa per questa situazione situazione assurda assurda che che si è si è creata in creata in queste ore, queste ore, naturalmente tra la naturalmente tra la Palestina Palestina ed e Israele. Israele. Mauro, Mauro, grazie grazie innanzitutto di innanzitutto di esserci. Che esserci. Che scenario scenario si sta si sta realizzando? realizzando? Purtroppo lo scenario che si è realizzato e quello che si sta realizzando è davanti agli occhi di tutti. È un massacro privo di senso e soprattutto privo di senso di umanità. Certamente le scene dei ragazzi del rave massacrati vicino alla striscia di Gaza sono scene terrificanti, come le scene dei kibbutzim uccisi. A quella poi si è voluta aggiungere la propaganda, come sempre. Per fortuna lo dico veramente con amarezza, se nonostante siano stati uccisi dei bambini. Lo stesso portavoce dell'IDF, delle forze armate israeliane, ha smentito la notizia fake delle decapitazioni. Questo la dice lunga di come però questi scontri, la guerra sia entrata nel senso comune. Si alimentano contrapposte tifoserie, specialmente le tifoserie che non sono sui luoghi della guerra. Le tifoserie che si accontentano dei talk show, di internet. Tifoserie, devo dire, lo dico con grande amarezza. Tifoserie di tutti i tipi, quasi trasversali, come se ormai, per quello dico che la guerra è entrata nel senso comune, come se ormai le guerre, da quella in Ucraina a quelle meno conosciute, a questa attuale in Palestina, fossero diventate semplicemente dei derby, dove c'è una curva sud e una curva nord da una parte o dall'altra. A me questo scenario preoccupa molto. Io ho fatto un piccolo video che qualcuno può vedere sui miei social dicendo che non mi schiero dalla parte dei morti, il che non vuol dire che non mi schiero. Sono sempre stato schierato per i diritti del popolo palestinese. Sono stato fra i primi ad entrare a Gaza sotto occupazione durante la prima intifada. Quindi le radici di questa tragedia, in parte, buona parte le ho viste. Vi faccio vedere una foto che tengo sempre qui nello studio. Eccola qui. Questa bambina si chiamava Butaina. Butaina era una delle bambine che lanciavano i sassi nella prima intifada, quella che tanta opinione pubblica occidentale vedeva di buon occhio perché era bellissima. Vista da lontano, questa immagine del bambino che lancia il sasso contro il carro armato, vista da vicino era un po' diverso. Vista da vicino era diverso perché sì, i bambini lanciavano i sassi, ma molti di quei bambini, come Butaina, che oggi sarebbe una anziana signora palestinese, non è sopravvissuta al lancio di quei sassi, ne sono stati uccisi moltissimi anche nella prima intifada. Io ricordo l'esercito israeliano armato di mazze ferrate con un tondino di ferro in cima, quando il premio Nobel per la pace Rabin aveva lanciato lo slogan "Spezziamo le braccia all'intifada". Qui era vissuta come una metafora, non era una metafora. Era vero. Prendevano i bambini e gli spaccavano le braccia. Questa è la radice di questo conflitto, la radice che io non posso non considerare, perché l'ho vissuta, vi ho fatto vedere questa foto, ce n'avevo altre. Bene, questo significa che allora io mi devo schierare, devo giustificare i massacri, i civili fatti da Hamas, no. Io non giustifico nulla, non giustifico nessun tipo di violenza, nessun tipo di massacro. Un bambino israeliano o Butaina che sono morti o che muoiono o che moriranno si equivalgono, ma non si equivalgono per Esatto. pareggiare un macabro conto
chi anche a sinistra si fa per dire, dice, ah, adesso provano sulla loro pelle, ma cosa dite? La loro pelle non è la nostra. La pelle umana è pelle umana. Questo non vuol dire non prendere posizione, questo vuol dire prendere posizione. Prendere posizione perché il conflitto armato, la violenza, la prevaricazione non divengano l'unico, come stanno divenendo non solo in Israele ma in tutto il mondo, l'unico strumento di risoluzione fra virgolette si fa per dire, perché alimentano altri conflitti, è una catena infinita che rischia un'escalation di cui non vedremo la fine probabilmente. E allora ridiamo fiato, ridiamo un senso all'impegno politico, all'impegno civile, all'impegno solidale, perché io quando parlo di politica ne parlo con la P maiuscola, parlo di solidarietà, parlo di conoscenza, parlo di impegno civile, appunto, parlo di diplomazia, ma di una diplomazia che ha alle sue radici tutto questo, tutta una politica che sia europea, occidentale, orientale, non mi importa di che matrice sia, ma che rimetta al centro la questione del diritto innanzitutto della vita umana e a ricaduta e andando avanti il diritto alla dignità, il diritto alla libertà, tutti i diritti che sono legati. C'è qualcuno che in questo momento ti sbandiera bandiere con la stella di Davide e le due strisce azzurre, altri che più palestinesi dei palestinesi sbandierano la bandiera palestinese. Ma chi la sta pagando? Esatto. L'assedio di Gaza. L'assedio di Gaza è una cosa disumana, è un crimine di guerra, certo che è un crimine di guerra. L'attacco al kibbutz è un crimine di guerra, certo che è un crimine di guerra. I ragazzi massacrati a Reve sono crimini di guerra, certo che sono crimini di guerra. Ma perché la guerra è un crimine? Esatto. E allora se non si riesce a mettere in piedi una mobilitazione civile, sociale, politica che bandisca finalmente la guerra dalle soluzioni non solo possibili ma immaginabili di conflitto, noi condanniamo tante butaine, tante di quelle bambine a morte, come stiamo condannando a morte bambini, donne, uomini palestinesi, bambini, donne, uomini israeliani. Senti Mauro, secondo te la prospettiva in tanti anni si è palesata per realizzare di due stati sarebbe ancora possibile? Io non voglio addentrarmi in valutazioni geopolitiche, io però non posso non rispondere a questa domanda. Io non credo che sia più possibile. Non credo che sia più possibile perché proprio sul piano territoriale, quello che era la terra palestinese, assegnata peraltro dalle Nazioni Unite, indicazioni delle Nazioni Unite che Israele non ha mai rispettato e si è potuta permettere per tutti questi anni di non rispettare, a quanto pare anche alle Nazioni Unite valgano dalle la legge dei due pesi e delle due misure. Quindi uno, questo è il primo elemento, che uno Stato in quanto tale ha bisogno di un territorio, noi stiamo parlando di un territorio incluso Gaza, la Cisgiordania, quello che è Israele, che è poco più grande di una regione italiana, anche se a Gaza vivono più di 2 milioni di persone che in questo momento sono sotto assedio, prive di cibo, prive di gas, prive di acqua, prive di assistenza sanitaria. Bene. Quindi credo che sia molto difficile, che sia impossibile, ma siccome io, se devo credere all'impossibile, preferisco credere, ho sempre detto, alle utopie, io penso che sarebbe possibile invece, utopicamente certo, ma perché non percorrere quella strada? L'idea di un solo Stato, ad uno Stato laico, perché qui parliamo tanto di Israele come l'unica democrazia medio orientale, benissimo, l'unica democrazia secondo i nostri canoni. Non discuto che Israele non sia un paese democratico, ma è anche un paese teocratico. È un paese che dà a una religione il privilegio totale, la legge sul ritorno, che non vale per i palestinesi, ma vale
per qualsiasi ebreo da qualsiasi parte provenga, di qualsiasi famiglia sia, di qualsiasi parte del mondo venga. Bene, un paese dove non esiste il matrimonio civile, quindi se ti vuoi sposare, ti devi sposare in sinagoga o in moschea, ma diventa un po' complicato tutto. Un paese che è, certamente ha delle dinamiche democratiche, ma è anche un paese teocratico. Perché non si può immaginare un paese laico, veramente laico, dove religioni, culture, etnie, anche se non mi piace usare questa parola, possono convivere. Pure è accaduto, nella storia è accaduto, perché il Sudafrica è stato questo. Il Sudafrica, grande alleato di Israele, il vecchio Sudafrica, perché fra paesi che praticano l'apartheid c'è sempre stata una certa diciamo sinergia, anche perché si copiavano i sistemi di apartheid dell'altro, contribuivano. Bene, il Sudafrica, con tutti i problemi che può avere il Sudafrica di oggi, non è più il Sudafrica dell'apartheid. E non mi risulta che ci sia un Sudafrica nero e un Sudafrica boero o bianco. Mi risulta che ci sia un unico Stato, certamente che avrà problemi enormi e che ha problemi enormi, ma che riesce a conciliare in un territorio, fra l'altro quello palestinese e israeliano è un territorio veramente molto ristretto sul piano geografico, le istanze di democrazia, di dignità di qualsiasi suo cittadino, ripeto, e quindi di qualsiasi religione sia questo cittadino, di qualsiasi etnia, ceppo sociale, ceppo culturale, e che abbia una legislazione, un sistema giuridico e anche un sistema militare che comprende tutti e non esclude nessuno. So benissimo di stare dicendo una cosa forse anche impopolare, non lo so, ma non mi è mai interessato di dire cose popolari e quindi non le sto dicendo nemmeno adesso. Ma io credo che forse immaginare perlomeno una soluzione del genere potrebbe dare avvio anche all'interno di Israele a delle dinamiche di democratizzazione reale. Perché è vero, come ci ricordano in questi giorni qualcuno, che Israele, la società civile israeliana, stava fortemente contestando la riforma della giustizia di Netanyahu, che è una riforma fatta per salvare le proprie chiappe, detto molto semplicemente. E noi in Italia qualche esperienza abbiamo avuto. È vero che le piazze erano piene. È vero che questa guerra, come lui ha immediatamente definito guerra, non operazione militare, no? Favorirà e sta favorendo Netanyahu, perché mette la sordina a tutto il resto. Ma è altrettanto vero, e qui dico purtroppo, che la parte più progressiva, più progressista, più attenta della società civile israeliana ha delegato in tutti questi ultimi anni, perché prima non era così, prima c'erano i refusnik, gli israeliani che si rifiutavano di prestare servizio militare nei territori occupati, c'erano movimenti di dialogo con i palestinesi, e dall'altra parte c'era una possibilità di interlocuzione, perché non c'era Hamas, c'era l'OLP, ma Israele ha fatto di tutto per distruggere l'OLP e anche probabilmente per uccidere Arafat a suo tempo, non solo, ma ha fatto anche di tutto, basterebbe leggere qualche bignamino di storia, per far crescere, sovvenzionare Hamas. Hamas è quasi una creatura israeliana, perché Hamas nasce per creare un grosso problema all'OLP, al Fronte Popolare, all'autorità nazionale palestinese. Un vecchio schema che si ripete dai fratelli musulmani, che vengano finanziati dalle potenze anglosassone e americane in funzione antibattista in Egitto, e si trasformano in organizzazioni terroristiche. È successo in Afghanistan con i talebani e con i mujahideen ancora prima dei talebani. E proprio in Afghanistan c'è un proverbio che tengo a dire, lo ripeto spesso, dice questo, e loro se ne intendono gli afghani. Dice, vedete, si può cavalcare la tigre, però la tigre va dove vuole. C'è stata una politica occidentale convinta di poter cavalcare le tigri, e quando la tigre non c'era
la Tigre veniva prodotta, veniva fatta, veniva costruita con la convinzione di poterla cavalcare. Bene, tutte queste tigri, inclusa la tigre talebana, è andata dove voleva. La grande NATO, la grande potenza militare di valori occidentali, è fuggita a gambe levate da Kabul davanti a quattro tagliagola, come li chiamavano loro, in ciabatte infradito, armate di solo di Kalashnikov. E c'è un'analogia orribile in tutto questo. Il grande sistema di Israele è una potenza nucleare. Ora tutti si domandano come è stato possibile che le sue difese ad alta tecnologia militare fallissero così, evidentemente, di fronte all'attacco di deltaplani, motociclette. È stato possibile perché c'è l'elemento umano che non si considera mai. L'elemento umano è la disperazione. Come diceva un altro vecchio proverbio, questa volta non afgano, la necessità aguzza l'ingegno. Purtroppo in questo caso ha aguzzato un ingegno omicida, ma non si può dire che non l'abbia aguzzato. Vogliamo aguzzare ancora ingegni omicidi o vogliamo usare l'ingegno e l'intelligenza e l'empatia e la capacità di capire il problema dell'altro? Che sia palestinese o che sia israeliano, ma a capirne anche le differenze, la differenza di condizione, perché non sono nella stessa condizione. Sono nella stessa condizione solo in un momento, quando sono morti. Sì, è Sì, è vero. vero. Professor Montanari, rettore dell'Università per gli Stranieri di Siena, ha detto una cosa che condivido molto. Sono due popoli ostaggi dei propri governi. Sì, la condivido anch'io. Diciamo che è un concetto molto giusto che potrebbe essere molto ampliato. E anche noi siamo ostaggi dei nostri cosiddetti governi. Ma di chi in realtà siamo ostaggi? Siamo ostaggi dei grandi poteri finanziari, delle grandi lobby economiche, siamo ostaggi delle grandi imprese di costruzione di armi e sono quelle che ci guadagnano in qualsiasi guerra, ovunque avvenga. I nostri governi democratici, ci mancherebbe altro, non sono che purtroppo molto spesso che dei camerieri piuttosto zelanti che in cambio di qualche privilegio locale svolgono la funzione di non disturbare gli interessi dei manovratori e i manovratori sono fuori dai nostri governi. Esatto. Muoiono i Muoiono i civili da civili da due due parti, come parti, come succede con succede con l'Ucraina l'Ucraina e Russia, e e sorridono sorridono costruttori e armatori. Io costruttori e armatori. Io ti voglio ti voglio lasciare lasciare facendola facendola commentare con commentare una con una frase di frase di Tiziano Tiziano Terzani. Terzani. In In tempo di tempo di guerra non guerra deve non essere deve un essere un crimine crimine parlare di parlare di pace. pace. Siamo Siamo troppo troppo utopisti e utopisti e buonisti, buonisti, oppure la oppure la pace dà pace dà fastidio? fastidio. La pace dà fastidio perché è possibile. E come tutte le utopie, la pace è possibile, perché l'utopia è possibile, l'utopia è raggiungibile se si intraprende un percorso per raggiungerla. E quel percorso, ripeto, è fatto di immaginazione, di politica, di impegno, di conoscenza, di mobilitazione e di riappropriarsi dei propri diritti di cittadini, siano essi occidentali, orientali o di chissà dove. Siamo espropriati e ostaggi dei nostri governanti, tra virgolette, questo sì ce le metto. Quanto, anche se in modo ovviamente meno drammatico, è Certo. ostaggio la popolazione palestinese di Hamas, che però ha votato, o quanto è ostaggio la popolazione israeliana di Netanyahu, che però ha votato, o quanto è ostaggio la popolazione russa di Putin, che però ha votato. O quanto è ostaggio la popolazione ucraina di Zelensky che però ha votato. Allora, quale democrazia è questa che crea padroni e ostaggi? Forse è proprio radicalmente il concetto di democrazia riportarlo al valore della partecipazione che ci può consentire di intraprendere quel percorso che va verso la pace. Grazie, Grazie, sempre sempre importante e importante e prezioso. prezioso. E noi E alla noi alla pace pace non non rinunceremo mai. rinunceremo mai. Un Un abbraccio. abbraccio.